ha salutato, ti ha baciato. Ci conosciamo da una vita e come faccio a non conoscere? Vieni qua, questo fotografo. Ti posso ricorda, presentare? No, mi ricorda una cosa che vi devo raccontare. Aspetta. Ma la posso raccontare? Sì. Ascoltate. Allora, a Cannes salivamo il tappeto rosso e allora io ero vicino a Laura Chiatti. Allora, ero io il protagonista del film con Paolo Sorrentino. Allora salivo le scale e c'era un fotografo, tanti fotografi, che diceva a me. Io non lo curavo proprio. Salivamo altre scale e questo da lontano che faceva. A un certo punto mi sono arrabbiato, sorridendo, ho detto, ci ho messo 50 anni per venire qua. Io non me ne vado, vattene tu. Ma poi tutti gli altri fotografi che erano lì mi fecero un applauso. Ne racconteremo ancora altri. Cincin varietà. Siamo ragazzi, che dite che iniziamo? 30 anni fa. Vengo a Boys, è molto niente, felice di questa serata. Moltissimo, perché è una serata che dovrò fare un po' di tempo, poi sono messe varie situazioni insieme, Covid, io sono stato bene, varie, finalmente stasera sono riuscita, anche le puntate le abbiamo montate, io tra poco andrò in onda, io pure vado in onda, stasera sto già con gli amici e presento i trailer e il voglio presentare il quadrato, questa è la città mia giovane, questo è il maestro Messina che parla di radice, il mio maestro storica, e Giuseppe, vedi qua, gli attori più giovani, mia mamma non stava a sacca, mi sono scelta da bene, l'unico problema, sapete qual è? Cioè chi si cacca, chi si mette i gatti, chi si mette, che faccio, pronto? Ecco, che fai, mi abbassasse? Lucia, è che un premio, una fiction per Ischia? Sì, perché? Perché Ischia forever. Ischia, io amo Ischia da quando ero piccola, ma io non sempre cazzo vorrei ricordarmi di prima essermi giocata al posto di piano quando ero piccola. Allora, Mucina, non la l'amo, la casa, 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 è una casa, la 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 grazie. È un amore incompreso per lei. Lei è compreso perché lei lo prendeva prima che lo pensasse. Io faccio così, comprendo prima. Allora vi voglio dire una cosa, siamo per iniziare, abbiamo solo 5 minuti perché c'è una sorpresa, non date, io avevo riservato a Giacomo davanti, mano a mano mi mette tanti, c'è lo schermo, quindi ci vedete, noi saliamo su e non c'è problema. No, no, tu sei ripremiato e poi abbiamo lo scoop, tu lo sai lo scoop. Sai che c'è uno scoop stasera? Ha già fatto un scoop. Stasera c'è uno scoop. Ho già fatto la fotografia oggi. Ah, così? Forever, Fiction di Lucia Cassina, c'è anche Giacomo Rizzo. Sì, certo, non so quale premio perché mi ha detto che era una sorpresa, poi se questa sorpresa non sorprende vuol dire che non è una sorpresa, voglio dire, io mi auguro che sia una sorpresa, che io sia per primo a sorprendermi ricevendolo, va bene? Importante partecipare. No, importante è vincere. No. Non partecipare, se no nella vita si è tanto partecipato ma non c'è concluso niente. Io ho concluso abbastanza, voglio dire, ma io non volevo concludere niente, io volevo fare l'attore quando ero ragazzino e ci sono riuscito e sono 79 anni che lo faccio. Complimenti allora. Grazie tanto. Senti, mi sono un microfono. Voglio mettere il dito. Ok. No, voglio mettere il maestro Rizzo, un premio prestigioso quello che Lucia Cassini le ha riservato. Ma io già ho preso
il premio Campania, che lei me l'ha fatto avere l'anno scorso, e fu una bella, un bel momento intimo, non fu un momento, c'è anche questo mio carissimo amico. E quindi ciao Antonio, auguri per il tuo onomastico. E quindi fu una bella serata, sinceramente. Questo premio ce lo prendemmo, lei lo dette a me, io l'ho presi, non c'era nessun altro, c'eravamo soltanto noi a festeggiarlo, ma fu interessante, per la verità. È stato uno dei primi a prendere, per chi suona la Campania, non è venuto a Sanremo, io itinerante l'ho portato. La mia Campania suonava molto. Un onore ricevere questo premio, maestro. Ma i premi sono sempre belli, perché bisogna dire, non so che fine faranno tutti questi premi che io ho in casa. Dove vanno? Perché è vero che ho tre figlie, se dovessero fare un po' per parte potrebbero prenderli tutti, ma io non so quante targhe ho. Va bene, ma insomma, io faccio da 79 anni questo lavoro, è chiaro, è normale che li abbia presi questi premi. Ti posso dare un bacio? Ma io devo dire la verità, se un attore o qualsiasi premiato dice che il premio non è bello, dice una falsità, perché un premio è sempre una cosa bella. La cattiva da iniziare. Va bene. Foto, fatemi fare la foto.